21 aprile 1926. Nasce Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Elisabetta II, regina per grazia di Dio del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e dei suoi altri regni e territori, capo del Commonwealth, difensore della fede. Figlia maggiore del principe Alberto, duca di York, e sua moglie, Lady Elizabeth Bowes Lyon, dagli stretti familiari viene chiamata Lilibet, diminutivo che lei stessa si è scelta sin da bambina. Essendo suo padre il figlio minore del re Giorgio V, aveva poche prospettive di salire al trono, finché suo zio Edoardo VIII abdicò in favore del fratello. L'11 dicembre 1936 suo padre divenne re Giorgio VI e lei l'erede al trono. La sua incoronazione si tenne nell'abbazia di Westminster il 2 giugno 1953. Suoi discendenti sono Carlo, principe di Galles, figlio primogenito ed erede al trono, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, i tre figli minori. Il suo primo nipote, Peter, figlio della principessa Anna, è nato il 15 novembre 1977. Il suo primo pronipote, George, figlio di William, duca di Cambridge, è nato il 22 luglio 2013. Nel 2002 Elisabetta II ha festeggiato i suoi 50 anni sul trono. Nell'ambito del Giubileo d'oro si sono svolti eventi in tutto il Commonwealth, inclusi diversi giorni di festeggiamenti a Londra. Le celebrazioni in parte però vengono smorzate dalla morte della madre e della sorella, avvenimenti accaduti entrambi a inizio anno. Dal 9 settembre 2015, superando il record della regina Victoria, è divenuta la monarca più longeva della storia britannica. Ama la semplicità nella vita di corte. È nota per essere sempre informata, al di là dei doveri cerimoniali, sugli affari del governo. È una grande lettrice, un'appassionata amazzone, possiede cavalli da corsa, partecipa alle gare. Le proprietà finanziarie e immobiliari hanno reso Elisabetta II una delle donne più ricche del mondo, che dal 1992 però paga le tasse.